altri interventi da parte del pubblico? Se non ci sono interventi, la proposta finale del sindaco per fare il documento di cui parlavamo prima. Andrea Di Cola, prego. Buonasera a tutti, grazie Presidente, spero che questa sera parliamo di salute ai cittadini, la salute che qualcuno però ad Atessa l'ha venduto per 900.000 euro con l'elettrodotto. Innanzitutto, se si vuole invitare qualcuno della regione, applaudi, applaudi, quello puoi fare. Innanzitutto, se si vuole invitare qualcuno dalla regione o dalla ASL, lo si chiama e si concorda la data a seconda delle disponibilità. In caso contrario, stiamo solo prendendo in giro i cittadini con questi scherzetti da prima Repubblica che non fanno onore ad un sindaco e ad una maggioranza che dovrebbe avere l'interesse di difendere in questo caso l'ospedale. Devo dire che è davvero surreale convocare però un consiglio comunale sul si dice, sul si pensa, si vocifera. Prima Borrelli ci ha dato la diretta sul risultato di questa riunione e guarda caso, su quel si vocifera, su quel si dice, nulla ci sta. Farò un discorso molto crudo, perché io la verità ai miei concittadini non voglio nascondere e mi auguro che anche chi siede in questo consiglio faccia altrettanto, non limitandosi a pensare alle prossime elezioni, ma pensando alle future generazioni. Esempio la convocazione, come dicevo, il Consiglio Comunale sul si vocifera. Innanzitutto, ad oggi non vi è nessun atto o fatto aziendale e regionale sull'ospedale di Atessa, quindi tutte le dicerie che vengono messe in giro ad arte sono tutte false. Quando il sindaco ha fatto quel comunicato stampa sul Consiglio Comunale, poi il vice sindaco l'ha pubblicato anche su Facebook per spargere ovviamente la voce, io non stavo dietro una tastiera a scrivere su Facebook, stavo al sesto piano in un palazzo della regione. Forse mi aspettavo però che qui ci fosse l'intervento dell'assessore alla sanità del comune di Atessa, visto che ha una delega, non essendo è stata eletta dai cittadini, sarà stata messa come assessore con quel ramo perché ha delle conoscenze in quella materia. E quindi se non parla in questa occasione non capisco quando vuole parlare. Mi chiedo, ha mai chiesto un incontro all'assessore, al commissario ad acta per chiedere un incontro sull'ospedale? È mai andata a Conte di Rubo o a Viale Bovio? Il vice sindaco oggi ha saputo che si dice che il reparto di abilitazione verrà spostato a Ortona. Strano che il nostro vice sindaco non sapeva che si dice questa cosa da prima che questo reparto arrivava ad Atessa. Negli ultimi 6 anni gli esponenti di questa maggioranza ci hanno sempre detto: state tranquilli, l'ospedale non si tocca, non accadrà niente, l'ospedale è stato potenziato. Beh, io non penso che un ospedale venga potenziato se viene rifatta solo la pittura esterna delle mura del nosocomio. Ed io non penso che un ospedale sia stato potenziato se in questi 6 anni non ha più il primario di chirurgia, mi pare che l'ANCI non lo troviamo più dentro l'ospedale di Atessa, non ha più il primario dell'ortopedia, De Laurentiis, io non lo vedo più. Qualche volta mi pare che sta il primario a radiologia non ci sta più ad Atessa, sta? Sì, è presente, ma mi pare che sta a Lanciano adesso. Guarda, non conosco l'ospedale perché De Laurentiis sta 24 ore su 24 a Atessa e Lanci dove sta? Perché lui ci tiene e ci viene. Ma lui ci tiene all'ospedale, scusa, certo ci dà, certo ci dà.
cittadino che tiene l'ospedale. Aspetta, dottor, dottor, un attimo, magari prende la parola dopo, dai. Nel piano strategico intercomunale mi pare che è stata individuata l'area di Villa Elce per l'ospedale. In questo momento è stato potenziato emergenza urgenza, c'è stato un incontro in un piccolo comune nell'Aventino dove si stavano quasi tutti i sindaci, non solo dell'Aventino, del Sangro e anche dell'Alto Vastese. Perché oggi qua non c'è quasi nessun sindaco? Perché non riescono a, perché non ci vengono? Perché non voglio venire? Dove? Qua, a questi consigli comunali. Come segretario di circolo vi posso garantire che noi ci batteremo per un ospedale. No, per un ospedale per il. Per garantire l'ospedale nel nostro territorio e fino all'ultimo. Però dobbiamo pure renderci conto che oggi a Ortona, Sulmona, Penne, Adri, quei reparti chiudono, possono fare la guerra civile, quei reparti di quegli ospedali hanno chiuso. Quindi finché ci sarà un minimo di possibilità, no, io sto dicendo, finché ci sta il. Bisogna andare a trattare e garantire il massimo. Chi è andato? Chi sta ad Adri? Ah sì, mercoledì. Ci vedremo mercoledì dal governatore. Consiglio comunale, se vogliamo che ci viene qualcuna regione, concordiamo con qualcuna regione venire. Grazie. Si concorda? Chi riprende la parola per cortesia? Non discutiamo tra di noi, se no cerchiamo di dare contributo al consiglio più che beccarci tra di noi. Chi vuole prendere la parola prima che chiudiamo? Ok, allora passo la parola al sindaco. Allora, io penso di poter fare le conclusioni. Scusate un attimo. Penso di poter trarre le conclusioni. Ah, il sindaco di Poggio Fiorito mi sembra che voleva dire qualcosa. Non è un problema, vabbè. Allora, posso pure fare. Scusa se. Se si presenta per cortesia. Sì, di Girolamo Corino. Mio nonno si chiamava così. Il nome più unico che era sindaco del comune di Poggio Fiorito vicino Ortona e a metà strada tra Ortona e Guardiacrede, tant'è che domani sarò in regione, noi altri sindaci insieme al sindaco di Guardiacrede, per cercare di portare avanti il discorso della REMS che vogliono istituire lì all'ospedale di Guardiacrede. La REMS voi credo tutti quanti sappiate cosa sia, e noi siamo un po' delusi per questo, ma soprattutto io come sindaco del territorio di Ortona lo sono stato deluso nell'ultima e unica riunione che si è fatta a Ortona, quando è venuto l'assessore Paolucci, tutto si è svolto all'insegna del volemos e bene. Tutto è stato, come dire, la riunione è stata fatta in una sala giunta, eravamo qualche sindaco del territorio, sindaco di Ortona, qualche assessore, qualche consigliere comunale, in cui l'assessore ci dice che il punto nascita a Ortona, siccome non raggiunge le 500 nascite, in cui sappiamo che la legge dice non c'è sicurezza per la puerpera, per i bambini, eccetera, eccetera,
ma siamo a 490, quindi limite, siamo quasi al limite. Allora, il punto nascita di Ortona verrà trasferito, al che io ho chiesto, ma trasferendo questo punto nascita, chiedi a Lanciano, che poi questi sono i bacini nostri, chiedi a Lanciano, gli ospedali di chiedi a Lanciano, hanno la possibilità di poter accogliere le partorienti in modo, come dire, adeguata al momento dell'intervento? Non ce l'hanno, perché i miei concittadini, quando vanno a Chieti, all'ospedale di Chieti, tutti mi dicono, tutti, io per fortuna non ancora ci vado, per fortuna, mi dicono che è una bolgia infernale, che non ci si capisce niente, che i ricoveri sono in corridoi, su letti, non letti, eccetera, eccetera. E questo a noi ci preoccupa, noi sindaci, questo ci preoccupa. In questa riunione è stata detta dall'assessore, anche se dobbiamo dire la verità, sappiamo che la nostra regione è commissariata e il commissario è il presidente della regione. Quando una regione o un comune o uno qualsiasi ente è commissariato, chi comanda? I commissari, parliamoci chiaro. L'assessore può darsi che sia un portavoce, ma ha poca influenza nel decidere. Allora ci dice l'assessore, questo l'ha detto l'assessore, non il presidente, ci dice Ortona che chiuderà il punto nascita, ma che a compensazione di questa chiusura del punto nascita ci sarà, avverrà il trasferimento da Atessa della riabilitazione. A che io ho chiesto, perché parlando con Nicola Cicchitti, vostro sindaco, che ci conosciamo da vecchia data, mi ha detto che no, l'ospedale di Atessa non solo rimarrà, avrà quella struttura che c'ha, ma che addirittura sarà potenziata, perché questa è stata una promessa fatta dal commissario, dal presidente della regione. E io allora l'ho chiamato, Nico, come hai detto che l'ospedale di Atessa non solo non sarebbe stata annullata, ecco, eliminata, eccetera, eccetera, ma che addirittura sarebbe stata potenziata, quando qui si dice il contrario, detto dall'assessore Paolucci. Questo ho sentito io, c'ero io e l'ho sentito io. Non, per l'amore di Dio, non voglio, io ripeto, c'entro come il cavolo a merenda nel territorio di Atessa, però devo fare una considerazione, che è stata organizzata, non lo so, altre manifestazioni, la prima volta che vengo e il discorso è tutta quanta, come si è svolto il consiglio comunale, insomma, da parte degli interventi dei consiglieri, del sindaco, dei cittadini, mi sono piaciuti tutti, ma forse quest'ultimo se ne poteva fare a meno, non perché, per l'amore di Dio, non c'entra niente, ognuno fa come crede opportuno, per l'amore di Dio, però a dire delle dicerie, come quando, perché io l'ho detto al sindaco, io ho riferito questo. Io non è che avrei potuto, mi sarei potuto permettere di dire qualche fandonia, perché non ne ho i motivi, non ne ho la, come dire, non ci guadagno niente, né territorialmente, né in nessun senso. Però devo dire che questi consigli, queste manifestazioni sono da voi sentiti. Io per esempio a Guardia Grea l'ho visto, sì. Non come voi, ma ho visto un certo senso civico, anche se lì, devo dire la verità, maggioranza e minoranza, maggioranza e opposizione, tutti concordi nel portare avanti lo stesso discorso per non far sì che a Guardia Grele venga realizzato questo REMS, che oggi mettiamo ad sindaco, ma Edoardo, sono già venuto a fare i lavori, stamattina ho mandato i vigili urbani per bloccarli e sono riuscito a bloccarli. Però domani mattina andiamo in regione, io sono pronto ad andare, non c'è nessun problema. Ma
Beh, vabbè, probabilmente questa ha ragione, sì, i soldi ci sono, là sono 550.000 euro. Poi dicono così che siccome questa struttura doveva essere realizzata a Ripatiatina, ma stiamo parlando di un ventennio che dovrebbe essere realizzata a Ripatiatina, provvisoriamente a Guardia Grelli, però noi sappiamo tutti che in Italia non c'è più niente di definitivo che il provvisorio, noi lo sappiamo tutti quanti. E quindi questa preoccupazione del sindaco, del consiglio comunale, degli assessori, della popolazione di Guardia Grelli ferve. Comunque io vi lascio e chiedo scusa dell'intervento, ma questa è la pura e sacrosanta verità. Adesso, se voi ritenete, però da come ho capito, tutti quanti hanno capito, scusate il bisticcio di parole, che insomma l'ospedale di Atessa corre un brutto rischio, che io spero per voi, per la vostra cittadina, per il vostro territorio, per i sindaci del territorio che sono qui preoccupati come lo sono io per il mio territorio, che ciò non avvenga. Grazie a tutti. Grazie sindaco. Non vedendo altri interventi, a questo punto il sindaco chiude e illustra il punto dell'ordine del giorno. Ma prima di concludere io penso che sia doveroso ringraziare i sindaci che oggi, anzi questa sera, hanno partecipato a questo Consiglio Comunale, come pure devo dare atto alla sensibilità e all'interessamento in questi giorni del neoassessore Sara Cappellone, anche se tra giovani si dovrebbe trovare un punto di solidarietà, di incontro, ma io ho registrato dall'amico giovane segretario del PD solo una provocazione nei confronti dell'assessore Sara Cappellone. E l'amico di Gol dovrebbe sapere che la figura responsabile della sanità pubblica è il sindaco, anche se poi c'è la delega che viene assegnata ad un proprio assessore. Un assessore che da pochi giorni ha iniziato le sue funzioni, quindi poteva risparmiarselo l'amico certe provocazioni, anche se devo dire che veramente è stata l'unica nota stonata di questa serata, dove si è riscontrato con una certa unità di intenti nei vari interventi, e dove devo dare atto al dottor Accettura anche di una certa provocazione, ma forse questo non è il tavolo che può dare le dovute risposte, anche perché tutto passa al di sopra delle nostre teste. E sono d'accordo però col dottor Accettura quando dice: ma qual è la sanità che vogliamo dare ai nostri cittadini? Io penso che vogliamo dare una sanità qualificata, una sanità presente sul territorio. E la politica che si sta facendo in Italia, e quindi vado oltre i confini regionali, oltre i confini della nostra ASL, è che si sta togliendo la sanità nel territorio, come si stanno togliendo tanti altri servizi sul territorio. Io sono convinto che non sono questi i mezzi per risolvere i problemi di questo momento così difficile che sta attraversando il nostro Paese. Come penso che il sindaco di Atessa non ha venduto la salute dei cittadini, e poi anche di questo il tempo mi darà ragione, sulla provocazione che abbia venduto per 900.000 euro la salute dei cittadini, e mi riferisco all'elettrodotto GIS Villanova. Quella è un'opera strategica che l'amico di Gola dovrebbe sapere, e siccome lui dice che bisogna trattare, allora io lo delego ad andare a trattare per risolvere tutti questi problemi. Fatto sta che lo stesso Presidente della Giunta regionale su questo fronte non mi sembra che lo stia portando avanti nella giusta misura. Ma devo ricordare anche qualche altro passaggio, adesso io non voglio
essere né polemico, ma io credo che si debbano dire certe cose in queste circostanze, anche perché certe affermazioni si potrebbero risparmiare anche su Facebook a smentire. Io penso che ci sia poco da smentire. Ecco, l'intervento dell'amico sindaco di Poggiofiorito conferma quello che invece nel pomeriggio sera di venerdì scorso si è portata all'attenzione dell'opinione pubblica. Sì, è vero, Giulio, Chiodi non è venuto qui, forse la presenza dell'amico De Fanis può darsi che da una parte ci rassicurava, dall'altra parte, anche perché ci ha rassicurato, ci ha garantito in un momento particolare tranquillità. Oggi in effetti non abbiamo una rappresentanza adeguata come abbiamo avuto fino a qualche tempo fa, appunto, con l'amico De Fanis. È vero che appunto Chiodi non è venuto a confrontarsi con noi, non so, devo essere onesto, l'ho invitato o meno, però è pur vero che qui non possiamo negarlo. L'assessore Parrucci l'abbiamo invitato più di un'occasione. Il 15 di novembre non era disponibile a partecipare a questo consiglio comunale, però il pomeriggio del 15 novembre presso la sala o la ex sala di conversazione del comune di Lanciano ha partecipato Silvio Paolucci. È andato a ritrovare su Abruzzo Web l'intervento di Silvio Paolucci e ascoltate cosa dice dell'ospedale di Atessa. Io non lo devo dire io, tornate indietro su Abruzzo Web e quindi ascoltate cosa dice, cosa che poi ha detto sostanzialmente anche venerdì scorso presso il comune di Ortona. Io dico che ci dobbiamo far sentire, ci dobbiamo far rispettare. Ho registrato qualche sensazione di rassegnazione tra gli interventi. Io non mi rassegno nella maniera più assoluta, cercherò di difendere questa nostra struttura ospedaliera fino a quando posso, anche perché ho avuto i miei trascorsi, ho avuto anche delle vicende di carattere giudiziario in passato per la sanità dell'ospedale di Atessa, che grazie a Dio non mi hanno poi toccato in una maniera più assoluta, perché sono convinto che quando si lavora onestamente e nell'interesse della collettività poi si trovano tutte le forme di giustizia, politiche no. Quindi su questo io penso che si possa essere abbastanza chiari. Però vedi Giulio, io sono da una parte, tu hai dato una valutazione, anche se poi l'amico di Colli dice che non è vero niente. Allora se non è vero niente, stoppiamo tutto, fermiamo le bocce, come si suol dire, e rinviamo, chiediamo, non diamo fastidio al presidente D'Alfonso mercoledì, non andiamo, perché appunto l'amico di Colli ci ha rassicurato che non c'è nessun provvedimento, che non è vero niente, eccetera. Però guarda, quando dicevi avevo il cellulare acceso e l'incontro di questo pomeriggio è stato aggiornato a lunedì, invece io do un'altra lettura. A me mi preoccupa l'aggiornamento di questo incontro al prossimo lunedì, perché vuol dire che un po', innanzitutto a un lato abbiamo cominciato a muovere le acque, ma vuol dire che sostanzialmente questo incontro, che sicuramente avrebbero dovuto parlare di tanti altri problemi della nostra casa, ma questo incontro di direzione, di collegio di direzione allargato, vuol dire che doveva parlare anche del nostro ospedale, di iniziative da intraprendere anche per questo nostro ospedale. Allora, cari amici, guardiamoci in faccia concretamente. Io prima, caro Di Gola, ho fatto un appello all'unità, ad una trasversalità, come sta facendo il comune di Guardia Grele, centro, parto dal centro, destra e sinistra. Io chiedo la stessa cosa in questo comune,
perché se facciamo notare qualche smagliatura, come già sta affiorando attraverso Facebook, eccetera, eccetera, io credo che faremo come la fine del sorgio che va a finire nell'olio fritto. Quindi di questo io sono ancor più preoccupato. Non vorrei che quella tranquillità che noi abbiamo stentato fino a qualche tempo fa, perché avevamo chi ci difendeva in sede regionale, oggi continui in maniera non diretta ma indiretta, e quindi ci possa portare di fronte ad una situazione ancora più difficile. Ecco, mi fermo qui. Ribadisco una ferma volontà. Certo, da questi incontri, da questi consigli comunali, io credo che non andiamo a esplicitare un progetto. Noi vogliamo rispetto per questa nostra struttura ospedaliera, una struttura ospedaliera che ha dato un servizio secolare al territorio, che dall'istituzione della ASL, quindi parliamo di più gestioni di carattere politico a tutti i livelli, diretti come consigli di amministrazione e a livello regionale, quindi dall'istituzione della sanità nazionale, delle ASL, questo nostro ospedale è andato di giorno in giorno sempre perdendo qualcosa. E quando io tempo addietro ho avuto il coraggio di dire puntiamo all'ospedale di territorio per un ospedale per acuti, è perché avevo capito che c'era un fenomeno in atto irreversibile. Oggi è che l'ospedale di Atessa, dopo la chiusura degli ospedali che sono stati chiusi senza starli a ripetere, era l'ultimo anello debole, e che quindi il successivo sarebbe stato il nostro. Oggi questo rischio c'è, è inutile che ce lo nascondiamo, esiste. E poi abbiamo assistito anche ai vari interventi, ma io devo dire che tra amministratori locali collaboriamo, sindaci di tutte le appartenenze, ci scambiamo non favori ma portiamo avanti discorsi di interesse delle nostre comunità, e la cosa più brutta è quando un territorio si mette contro un altro territorio. Io quest'oggi, questa sera, ho sentito parlare dell'ospedale di Ortona, dell'ospedale di Lanciano, eccetera, ma io penso che noi dobbiamo chiedere solo per il nostro ospedale. Noi non dobbiamo metterci contro l'ospedale di Ortona, contro l'ospedale di Lanciano e quant'altro. Noi dobbiamo guardare ad un nostro ospedale che possa garantire al nostro territorio, e quindi ai comuni che fanno corona da testa, quel servizio che ha sempre dato e che vuole continuare a dare. Io ho iniziato questa battaglia nel ruolo di sindaco perché nei rapporti diretti e anche indiretti con il personale ospedaliero, medico e non medico, ho sempre registrato una volontà di portare avanti il lavoro del nostro ospedale con sacrificio. E io credo che se il nostro ospedale è riuscito fino ad oggi a tenere fronte a tante situazioni, lo è grazie agli operatori sanitari della struttura. Quindi noi non possiamo buttare al vento, io l'ho detto prima, io penso che fanno in molti l'occhiolino ai nostri sanitari, sia in termini numerici, perché vanno a rafforzare le loro truppe, e sia perché abbiamo figure professionali all'altezza della situazione. Quindi non dobbiamo fare muro contro muro con altri territori, dobbiamo trovare punti d'intesa con altri territori, ma dobbiamo salvaguardare questa nostra struttura ospedaliera. Io spero che mercoledì il presidente D'Alfonso, sensibile ai problemi del territorio, possa capire, e l'ordinanza, perché a volte, vedete,
questa ordinanza, io poi, come si suol dire, un colpo alla botte e uno al cerchio, questa ordinanza che è di carattere generale, badate bene, la numero 5 dell'11 febbraio e che non riguarda solo l'ospedale e la ASL di Chieti e l'ospedale di, quindi di Atessa, questa ordinanza non è detto che sia stata interpretata nella giusta misura dal direttore generale, o perlomeno probabilmente lo ha interpretato anche secondo una certa logica di questo momento particolare, dove praticamente appunto ci sono, non lo so, delle logiche che io ritengo che non sono sicuramente accettabili. Quindi probabilmente all'interno di questo provvedimento io credo che si possa trovare spazio per mantenere e conservare questa nostra struttura in attesa, e speriamo pure, io dico anche speriamo pure, per offrire una sanità migliore con un ospedale per acuti di territorio che possa essere un filtro per altri lidi, e quando dico altri lidi noi lo sappiamo, per la salute si va ovunque, e che possa soddisfare veramente le esigenze della salute dei cittadini. Non mi dilungo più di tanto, rischio di essere probabilmente prolisso, ma l'appello che faccio è di essere uniti, di mettere da parte le casacche e le appartenenze ai propri partiti e di pensare all'ospedale di Atessa. Grazie. Grazie Sindaco. Quindi a questo punto l'ordine del giorno, mettiamo ai voti l'ordine del giorno così come è stilato la volta scorsa? Mettiamo ai voti l'ordine del giorno così come... Quindi metto ai voti l'ordine del giorno così come... No. Presente? Quindi metto ai voti, chi è d'accordo, chi è contrario, chi si astiene, unanimità, il punto dell'ordine del giorno è approvato e anche l'immediata eseguibilità. Metto ai voti, chi è d'accordo, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Grazie, la seduta è sciolta.